potrebbe averle teso una trappola. Tante richieste di adozione per il piccolo Mario, il neonato abbandonato a Milano. Vestitini puliti e accanto un biberon pieno del latte della sua mamma. Così i medici della clinica Mangiagalli di Milano hanno trovato Mario. Il nome gliel'hanno dato loro per la ricorrenza dedicata a Santa Maria Goretti. Mario pesa poco più di 1,7 kg, è piccolino, ma sano e vivace. La mamma l'ha abbandonato qui, nella versione moderna della vecchia ruota dove venivano lasciati i bimbi non riconosciuti. Stiamo facendo tutti gli accertamenti perché il bambino quasi certamente è nato in casa e quindi non aveva assolutamente fatto accertamenti di nessun tipo e adesso vedremo, comunque sta relativamente bene. È la prima volta che accade nella clinica milanese, dove la nuova ruota esiste dal 2007. Per tutti una profonda tenerezza per Mario e tanta amarezza pensando alla mamma. Alla mamma lei cosa dice? Che qui sta bene, tutti quelli che stanno accarezzando il suo figlioletto pensano anche a lei in questo momento. Mario resterà in clinica finché il giudice minorile lo dichiarerà adottabile. Fino ad allora qui avrà intorno a sé una grande famiglia. C'è stata un po' una piccola processione di gente che andava a vederlo e tantissima gente che lo coccolava, ecco quello sicuramente. Napoli alle prese.